Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Sport Today. Come ogni giorno siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV, e anche quest'oggi, così come è accaduto ieri in primo piano il mondiale di vela, l'Orc World Championship che si sta tenendo ad Ancona, una competizione che oggi ha visto la partenza delle imbarcazioni nello specchio di mare antistante il Passetto per quella che è la regata più lunga, con una durata massima di 36 ore, ma anche la prima vera corsa che potrà dirci qualche cosa di più su quali saranno le imbarcazioni che si contenderanno il titolo del mondiale. Il rientro delle imbarcazioni è previsto per il pomeriggio di domani a Marina Dorica. Facciamo il punto di quelle che sono le caratteristiche tecniche della regata partita oggi con il direttore di Marina Dorica, Leonardo Zucca. Il campo di regata è stato predisposto in modo tale che le imbarcazioni passeranno numerose boe. Sono boe che sono state posizionate al largo di Ancona, davanti a Senigallia, davanti a Numana e davanti a Porto Civitanova. Quindi sostanzialmente sarà un percorso molto flessibile che consentirà al comitato di regata di fermare la regata se dovesse esserci vento troppo leggero e la regata dovesse allungarsi troppo con i tempi. Quindi l'arrivo potrebbe essere ovunque, dipende dal comitato di regata dove deciderà di fermare la regata. Non è detto che vincerà chi taglierà il traguardo per primo, no? Ci sono degli elementi di cui tener conto. Beh sì, questa diciamo che è un sistema che serve sostanzialmente a far correre imbarcazioni dalle prestazioni molto diverse. È come se uno dovesse far correre su una pista delle 500 con delle Ferrari. Di conseguenza è chiaro che arriverebbero sempre prima le Ferrari e non vincerebbero mai le 500. C'è un sistema di compensi, è una formula molto complessa, è un algoritmo che peraltro è stato ideato dal Massachusetts Institute of Technology, quindi un sistema complesso che serve a misurare le prestazioni teoriche delle barche. E le barche, in base a queste prestazioni teoriche, possono essere agevolate o penalizzate a seconda se riescono a sfruttare tutto il loro potenziale o non ci riescono perché sono portate male. In una regata così lunga quali sono i fattori che incidono? Beh, direi soprattutto la meteorologia. La meteorologia, perché come potete vedere questa mattina c'era abbastanza aria, adesso il vento è calato, c'è pochissimo vento, meno vento c'è più la regata diventa tecnica e difficile, e poi c'è caso che invece arriverà ancora del vento forte e quindi le condizioni sono molto variabili. Il secondo elemento che gioca in maniera determinante sul risultato è la stanchezza, perché queste sono regate in cui non si dorme anche per 36 o addirittura per più ore. In questo caso il tempo limite è 36 ore, quindi più di così non può essere, ma voi capite bene che già non dormire per 36 ore e nello stesso tempo stare concentrati per 36 ore è già un impegno grosso. Quello che si è visto nel primo giorno dal punto di vista tecnico può essere un indizio di chi si lotterà il mondiale tra le imbarcazioni, direi, classe A soprattutto? Direi di no, la practice race, la regata di prova è un test molto poco attendibile di quelle che sono i valori in campo. Addirittura si dice che qualcuno faccia pretattica e quindi non voglia assolutamente mostrare le sue potenzialità. Vedremo però domani allora chi avrà avuto la meglio in questa lunga regata d'altura, la più lunga dell'Orc World Championship 2013 del Mondiale di Vela ad Ancona. Voltiamo pagina e parliamo di basket. Ieri sera la presentazione di coach Carlo Recalcati per la sua esperienza bis sulla panchina della Sutor Montegranaro. Ieri l'incontro con i giornalisti nella serata appunto di ieri, poi questa mattina la prima riunione tecnica. Qualsiasi mia parola esordio del coach non sarà mai abbastanza per quello che rappresenta Carlo Recalcati, sia sotto il profilo sportivo che soprattutto sotto il profilo umano. Le parole del sindaco di Montegranaro, Gastone Gismondi.
Poi insomma le parole anche di chi ha deciso di affidarsi in tutto e per tutto nuovamente a Recalcati, ovvero le parole di Sandro Santoro, che ha evidenziato: sappiamo di essere davanti ad un cammino in salita e che le prove non mancheranno, ma non siamo spaventati né dobbiamo spaventarci. Carlo per la seconda volta ha accettato di fare questa grande scommessa fondata su un oro e di Recalcati. Perché quando due parti vogliono la stessa cosa, questa accade. Se i tempi si sono allungati, è stato solo per via del mio impegno televisivo. Stava commentando infatti i playoff scudetto di serie A. Da una parte è stato un bene anche per la società, perché così c'è stato il tempo giusto per far avvenire quei cambiamenti che sono serviti all'assestamento della società. Lo scorso anno mi è stato detto che la stagione sarebbe stata difficile, che puntavamo alla salvezza, pure quest'anno sappiamo che ci sarà da soffrire, ce lo dobbiamo mettere in testa tutti. Anche per questo abbiamo bisogno che tutte le componenti facciano la loro parte. Quest'anno in più c'è una progettualità che guarda oltre la stagione singola. Se poi non ci sarò io a far parte del futuro, non è importante. L'importante per me è poter lavorare in una realtà che so avrà un futuro, con un sogno da parte di Recalcati espresso a chiare lettere, che è quello di puntare a giocarsi in una delle prossime due annate, per cui sarà sotto contratto con la Sutor, perché tra Recalcati e Montegranaro è stato firmato un accordo biennale. Bene, in una di queste due annate il sogno del coach è quello di giocarsi playoff proprio con la Sutor, e chissà che non possa accadere. Chiaramente adesso partirà la costruzione del roster. Si parte dalla costruzione invece dello staff tecnico in casa VL. Oggi l'annuncio e la conferenza stampa presso l'hotel Excelsior di Stefano Cioppi come nuovo direttore sportivo della VL. Per lui la prima esperienza dietro una scrivania, finora nato cestisticamente e cresciuto nel settore giovanile della VL, ha avuto delle esperienze da allenatore a Pesaro, Fabriano, Ferrara, Osimo, Soresina, Cremona e poi Iesi. Alla VL si occuperà anche del settore giovanile. Torno a casa 10 anni esatti dalla mia ultima esperienza alla VL. Le prime parole di Cioppi: ho accettato con entusiasmo e commozione l'invito di Ario Costa a sedermi dietro la scrivania della società, che mi ha visto tifoso, giocatore e allenatore. Ringrazio tutti per questa grande opportunità che intendo ripagare con il mio entusiasmo, mettendo a disposizione della VL la mia esperienza. A seguire l'ufficializzazione di Stefano Cioppi come nuovo direttore sportivo, dovrebbe arrivare quella di Dell'Agnello come nuovo coach della VL Pesaro, VL che adesso attende anche di conoscere quale sarà il contributo economico di Banca Marche, il cui CDA si è riunito oggi proprio per deliberare le sponsorizzazioni sportive a favore delle società che già lo scorso anno erano marchiate Banca Marche, e tra queste proprio e anche la VL. Dal basket al calcio, con la solita pagina di mercato che riguarda l'Ancona. Quest'oggi ufficializzato il terzino sinistro scuola Modena, classe 94, Cilloni, ma nelle prossime ore, forse già domani, il primo incontro tra l'Ancona e Genchi, e si profila dunque un ritorno per l'attaccante barese. Il legame esistente non si è mai definitivamente spezzato, tant'è che adesso l'Ancona e Giuseppe Genchi potrebbero ritrovarsi. Nelle prossime 48 ore il telefono dall'attaccante barese squillerà, dall'altra parte il DS Marcaccio che gli proporrà un incontro in città. Fino a qui non si può parlare di una trattativa, perché prima Marcaccio vuole capire davvero se Genchi accetterebbe di rivestire il biancorosso con la testa e le motivazioni giuste, nonostante la possibilità di non essere al centro del progetto tecnico, di non partire titolare almeno nell'ipotetico 11 iniziale. Sono pronto a tutto, anche a giocarmi il posto durante il ritiro, dice Genchi. L'importante è che le scelte si facciano con coerenza. A tal punto il bomber vuole l'Ancona che non ne fa una questione economica. Marcaccio e il suo procuratore, Fedele, si sono già visti ormai un mese fa a Gubbio parlando proprio di questo aspetto. Il solo fatto che la società mi rivuole mi rende orgoglioso, continua Genchi. Nell'ultimo anno al Bisceglie, con la cui maglia non ha poi granché brillato. Eppure nello scorso mese di dicembre il presidente Mancini aveva tentato
tentato di riportarlo nella Dorica e adesso non perde occasione per nominarlo durante le interviste. A livello realizzativo Genchi non si discute. Marcaccio per il ruolo di punta centrale però nel Tridente vorrebbe sistemarci un attaccante di prima divisione. Intanto, dopo gli annunci di Bisu e Paoli, il mercato biancorosso continua con l'ufficializzazione di Gabriele Cilloni, terzino sinistro, classe 94, scuola Modena. Marcaccio si è poi incontrato con Di Campli, agente di Verratti, che gli ha proposto gli under Leonetti e Pizzutelli, entrambi ex agnonese, e l'attaccante Di Gennaro, ex Matera, con alle spalle anche diversi campionati in Serie B e C con Verona e Gallipoli. È tutto per questa edizione di Sport Today. Prossimo appuntamento domani, il primo, come sempre alle 19 in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. Grazie per l'attenzione, buona serata. Radio Center Music, pubblicità.